video. Oggi questo video sarà un vlog. What's going on? Sarà un vlog, scusate se sembra un fantasmino, ma c'è tanto sole. La cerimonia di laurea. Ci laureiamo allo stesso tempo perché l'avevo già spiegato in un video che... L'avevo già spiegato in un video che qua fanno una cerimonia all'anno e quindi dipende un po' quando finisci, la cerimonia sarà sempre a settembre. Oddio, questo coso shaker, quindi abbiamo la cerimonia oggi che sarà fuori e fuori ci sono una cosa come 12 gradi e c'è un vento terribile, quindi non so se riuscirò tanto a filmare o non so se riuscirete a sentirmi, però cercherò di fare del mio meglio. Se siete all'università o se vi siete laureati, se sapete un po' come funziona le lauree in Italia, sapete che in Italia non c'è una cerimonia per tutti, tranne a Venezia. A Venezia fanno una cerimonia per tutti, se non mi sbaglio, però ovviamente la discussione della tesi avviene prima. A Venezia alla Triennale non c'è la discussione della tesi, mentre qua in Canada la discussione della tesi avviene molto, molto, molto prima della cerimonia di laurea. Quindi sono molti mesi prima, in modo che tu debba finire entro tipo luglio di quell'anno, se vuoi laurearti a settembre, una cosa del genere, se non mi sbaglio. E ovviamente a luglio, io ho già fatto un video su come funziona la tesi qua, ve lo lascerò linkato perché è un discorso molto ampio che non serve che io lo dica in questo video perché non stiamo parlando di quello. Quindi, praticamente adesso dobbiamo andare a prendere le toghe e i capelli, poi dobbiamo aspettare un sacco, a luna comincia la cerimonia dove parleranno bla 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 e poi alle 3 ci sarà la consegna di diplomi e io e lui siamo in due facoltà diverse, quindi saremo separati e chiameranno uno ad uno. Quindi col momento non so se riuscirò a filmare, a meno che non faccio io. You're interrupting my video, first of all. We're just making it better. No, I don't think so. Bella. This thing, little prawn. Harry Potter stuff. Harry Potter stuff. Incredibile. No, fa schifo. E quindi non avevo il cappello, questo è tipo il nostro cappello. È orribile, perché i colori dell'università sono giallo e oro. Quindi, sì, adesso stiamo aspettando per entrare al discorso, bla bla bla. Quindi sarà una giornata molto lunga, però almeno fa un pochino più caldo rispetto a prima. E non sto ancora morendo per colpa di me. En ma qualité de recteur, je vous investis officiellement des couleurs de l'Université de Sherbrooke.
ho ricevuto il mio diploma che è bellissimo. Non so neanche se mi sentite perché c'è un sacco di vento. La cerimonia è stata lunghissima, lunghissima, lunghissima. I miei tacchi mi stanno uccidendo malissimo perché hanno chiamato veramente persona per persona. Però per fortuna eravamo sempre seduti sia fuori sia dentro, perché all'inizio eravamo fuori per la cerimonia normale e poi siamo stati dentro per facoltà, cioè la tua facoltà aveva un tendone, come vi ho mostrato, tipo un tendone così. E cominciavano dal dottorato e dalla magistrale, quindi io sono passata abbastanza tra i primi, diciamo, e dopo sono stata un'ora ad annoiarmi da morire. Però è stata una cerimonia molto bella, nel senso molto toccante, è stata molto diversa dall'Italia, sono veramente due cose completamente diverse, mi è piaciuto un sacco e sono contenta di aver fatto una cosa così diversa. Adesso dobbiamo restituire le toghe perché non ce lo teniamo e vado a cercare lui perché ci siamo persi. Ho tolto i tacchi, non ce la facevo più, stavo morendo, i miei piedi hanno preso la forma del tacco praticamente, sto morendo. Abbiamo restituito la toga e adesso stiamo andando a casa dei genitori di lui perché loro appunto abitano in questa città e basta. Oddio, non vedo l'ora, non vedevo l'ora di togliermi i tacchi. Sono in macchina, possiamo partire. Questa giornata è stata lunghissima, fate conto che siamo arrivati sulle 10:30, 11 all'università, abbiamo preso le nostre, scusate mi si è attaccato un cappello all'anello, abbiamo preso le nostre toghe, abbiamo fatto un giro e io non indosserò mai più quei tacchi per più di 2 ore. Quindi, nonostante i tacchi, è stata una bella cerimonia, sono stata contenta che eravamo sempre seduti. Mi aspettavo di stare sempre in piedi, non so perché. Quindi sono stata molto contenta di essere sempre seduta. E niente, adesso andiamo a casa a cenare, a festeggiare. Noi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande inerenti, se volete un video più specifico, magari dove racconto veramente come funziona, tipo le cose anche più noiose che io vedo che alla gente piace tanto, di come funziona la cerimonia o... cioè, le tempistiche, le avevo un po' spiegato un po' le tempistiche del... della laurea, però magari posso fare un video. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao.